in questi ultimi 20 anni è l'idea, diciamo così, del disabile come eterno bambino, come abbiamo detto, ho scritto anche nell'introduzione di questo convegno. Allora, Marco Ottocento, presidente della cooperativa Più di un sogno di Verona. In questo convegno si è parlato di autonomia e autodeterminazione. Qual è il ruolo del lavoro in questa prospettiva? Beh, il lavoro è indispensabile nel progetto di autonomia, ma soprattutto nel progetto di vita dei nostri ragazzi. Cioè, ci hanno insegnato fin da piccoli che il lavoro nobilita l'uomo, e questo vale per qualsiasi uomo. Ma è essenziale il lavoro anche per avere un proprio ruolo. Quindi, se parliamo di autodeterminazione, è chiaro che il ruolo è una cosa indispensabile. Per cui avere un ruolo specifico nel mondo del lavoro è molto importante per poi avere un ruolo nella società. Quindi secondo me è fondamentale. Dunque, a proposito di autodeterminazione, ti ho sentito parlare del fatto che non sono i genitori che devono prendere le decisioni e devono fare le scelte in riferimento al futuro dei propri figli. Ecco, ero curioso di sapere che mi commentassi questa cosa. Sì, diciamo che il genitore ha una difficoltà oggettiva, no? Perché intanto lo diciamo anche questo, la storia ce lo dice, no? Ogni figlio è figlio della mamma tua, quindi c'è il rischio che il figlio lo vedi o troppo bravo o troppo sfigato, diciamo. Adesso non so se si può usare questo tipo di parola, ma insomma ormai fa parte del gergo. Per cui secondo me il genitore non è assolutamente la persona più adatta. Secondo me è un'alleanza tra figure, tra cui fondamentale la figura dell'educatore o dei professionisti comunque che affiancano i genitori e che permettono al genitore di fare quello che dovrebbe essere il suo ruolo. Quindi è un confronto il genitore con il figlio a casa, ma il figlio deve avere confronti col datore di lavoro, con l'educatore dove c'è l'educatore, con l'insegnante dove c'è l'insegnante, con l'allenatore se fa uno sport, cioè come tutti gli altri. Non è pensabile che il genitore per un figlio normodotato segua sempre il suo figlio, perché dobbiamo pensarlo invece per un figlio disabile. Deve partire da noi genitori la consapevolezza che si può fare. Poi direi un'altra cosa, che noi fondiamo la nostra attività molto sulla sussidiarietà. E la sussidiarietà cosa vuol dire? Che noi genitori dobbiamo investire sui nostri ragazzi. Quindi se noi investiamo sui nostri ragazzi abbiamo una forma mentis che ci permette una inclusione. Se noi pensiamo al nostro ragazzo come assistito, okay, e quindi non investiamo sul nostro ragazzo, anzi riceviamo dei sussidi dallo Stato e non li impieghiamo per il nostro ragazzo, è una forma mentis che porta a un'esclusione. C'è poco da fare, questa è una convinzione che per me, almeno in me, è molto radicata, e vi posso dire che funziona, cioè attività sussidiaria, investiamo sui nostri ragazzi, come tutti gli altri, come anche i ragazzi normodotati. E dunque, hai parlato anche di questo ruolo di mediazione che fa la tua cooperativa nei confronti delle aziende dove inserire le persone svantaggiate, un lavoro di creazione del contesto lavorativo poi dentro cui viene inserito, si fa appunto l'inserimento lavorativo. Come avviene questo processo? Ma insomma, l'idea fondamentale nei confronti dell'impresa è che noi dobbiamo aiutare l'imprenditore ad assolvere un obbligo di legge, ma soprattutto l'imprenditore a capire quali sono le potenzialità vere dei nostri ragazzi. Un imprenditore non può sapere cosa può fare un disabile intellettivo dentro l'azienda, per cui noi cosa facciamo? Con i nostri educatori, non con i genitori, non vanno i genitori, vanno gli educatori vanno in azienda e fanno una mappatura dell'azienda, individuano un ruolo all'interno di quello che all'interno dell'azienda si svolge e prepariamo specificatamente nella nostra cooperativa il ragazzo al ruolo che andrà a fare. Quando è pronto lo seguiamo con l'educatrice, prepariamo i colleghi di lavoro, cerchiamo di individuare un leader che possa essere un punto di riferimento e dopo rimaniamo sempre a disposizione dei colleghi di lavoro o anche dell'imprenditore per assolvere, per valutare alcune difficoltà, per risolvere alcune questioni. Facciamo anche sindacato rovescio, cioè se l'azienda va in difficoltà, anche se avessimo un contratto a tempo indeterminato, è corretto che il ragazzo torni da noi ed essere ripreparato, perché se l'azienda è in difficoltà, il nostro ragazzo disabile intellettivo andrà molto più in difficoltà rispetto ai suoi colleghi normodotati.
Ti chiedo anche l'ultima cosa, perché è proprio questo l'ambiente in cui è nato ed è cresciuto il progetto Valemur. Noi ne abbiamo già parlato in altre interviste, ti chiedo solo se brevemente ci dici che cos'è, ma soprattutto a che punto è arrivato, qual è un aggiornamento allo stato di oggi del progetto Valemur, sapendo che è invidiato anche all'estero, in Europa. Beh, Valemur è intanto un brand, ok, quindi è insito un progetto, ma è un brand. È l'unione tra Vale e Glamour, quindi già dal nome dice che c'è, che vorrebbe essere un'alleanza forte tra mondo profit e mondo no profit, e questo lo cerchiamo di fare. Valemur sta facendo alcune collaborazioni con aziende del mondo profit, vabbè, quella che ci ha dato un pochettino più riscontro è Geos for Valemur, ma stiamo lavorando anche con altre imprese molto importanti, dove stiamo non solo producendo alcuni prodotti co-brandi, ma stiamo anche valutando alcune situazioni molto interessanti di dinamiche diverse all'interno dell'impresa, in particolare con Geox, ma anche con L'Oreal a Torino. Stiamo valutando quello che noi chiamiamo lab formativo all'interno dell'impresa. È una cosa molto molto interessante, perché secondo me potrebbe dare un'altra dinamica nuova all'articolo, alla legge 6899 o all'articolo 14. Potrebbe essere un giusto mix, cioè all'interno delle aziende fare formazione al lavoro con le commesse delle aziende. Questa mi sembra una cosa molto interessante. Tra l'altro devo dire che anche il momento storico ci sta un po' aiutando in questo, perché ci sembra che sia un momento molto interessante di cambiamento. La crisi di solito crea cambiamenti. Dal 22 dicembre di quest'anno abbiamo nel nostro ordinamento le B Corp, che sono le Benefit Corporation, primo paese al mondo che prevede nell'ordinamento le Benefit Corporation. Cosa sono? Sono delle imprese profit che però hanno come punto focale nel loro statuto non la massimizzazione del profitto, ma il bene comune. Quindi secondo me anche il mondo dell'impresa si sta avvicinando a una dinamica dove la persona deve essere al centro e non il profitto al centro. Per cui secondo me è un momento storico molto importante. Se noi ci muoviamo come genitori, come imprese del no profit, ad avvicinarsi al mondo dell'impresa non vantando diritti, ma mettendo assieme il diritto e il dovere, quindi mettendo assieme soprattutto le persone, forse è un momento giusto per fare un passettino avanti. E Valemur è stato proposto anche, o comunque ce lo invidiano anche dalla Spagna, ho saputo, è così? No, diciamo che la Geos for Valemur ha fatto anche un'edizione spagnola, quindi in Spagna abbiamo riprodotto il modello italiano e assieme a Geox abbiamo messo parte dei contributi che arrivano dalla vendita dei ricavi che arrivano dalla vendita delle shopping bag, un terzo di questo ricavato, quindi sono anche una quantità di denari piuttosto importante. Non sono ancora i risultati perché devono terminare le vendite, ma probabilmente avremo diversi denari da investire in bandi europei. Abbiamo fatto bandi in 5 paesi: Spagna, Francia, Germania, Italia e cosa mi dimentico? In Inghilterra. Abbiamo ricevuto progetti di inclusione lavorativa da tutti questi paesi, adesso li stiamo valutando. Okay. No, in particolare sono arrivati da Italia e Spagna i progetti, di altri 3 paesi non si sono ancora mossi, ci muoveremo in seguito e con i soldi che transiteranno attraverso la Fondazione del Più di un Sogno noi andremo a finanziare dei progetti a livello europeo di inclusione lavorativa, in una sorta di circolo virtuoso. Dopo speriamo che anche qua a Rimini, oltre alla piazza, si attivino altre cose molto interessanti. Stiamo lavorando con qualche impresa del territorio, speriamo che fra un po' apriamo delle stradine anche qua a Rimini.